Colui che è conosciuto come Allah dai musulmani, come Geova dagli aspiranti cristiani, come il Signore dagli occhi di loto, dagli adoratori di Vishnu, come Sambo Shiva da quelli che venerano Shiva, comunque sia adorato, Dio risponde con piacere, donando grazia, fama e fortuna, facendo piovere felicità e gioia. Egli è l'Uno, il Sé Supremo. Conoscetelo come Paramatma. Incarnazioni dell'amore, la natura conferisce il caldo e il freddo, la gioia e il dolore. Nel mare il freddo è benvenuto come fonte di conforto. In un'altra stagione il calore è ugualmente ben accetto. Entrambi danno conforto all'uomo quando ne hanno bisogno, quindi sia il caldo che il freddo devono essere accolti dall'uomo. Entrambi contribuiscono al benessere e alla contentezza dell'uomo. Il tempo, lo spazio e le circostanze decidono il loro uso e valore. Questo atteggiamento di accettare un fatto ineludibile è ciò che viene chiamato e proclamato e lodato come serenità, equanimità o Samtvam nella Gita. La Gita dice: l'equanimità, l'equità e la fermezza sono note come yoga. La Gita inoltre dichiara che lo yoga è la qualità di eccellenza che caratterizza ogni atto. La felicità e l'infelicità, il successo e il fallimento, gli ostacoli e le ostruzioni, la diffamazione e la denigrazione, le lodi e le critiche sono intrecciate o intervallate. Esse non possono mai essere vissute singolarmente. Ma l'uomo, quando guadagna è esaltato e quando è nella perdita è depresso. Quando viene elogiato diventa euforico. Quando viene biasimato o incolpato di qualcosa cade nella depressione. L'uomo deve tenere a mente che questi sono solo fenomeni passeggeri, come il calore e il freddo. Questa è l'indicazione per la pace mentale e la serenità. Considerate la realtà delle cose. Le cime delle montagne sono solo cumuli di rocce. Il terreno su cui abitiamo è solo un tumulo di terra. Il corpo che portiamo con noi è solo carne e ossa, composto da cinque elementi principali: spazio, aria, fuoco, acqua e terra. Nuove forme e nomi sono assegnati a modelli distinti con le stesse forze e dimostrano caratteristiche distinte. Per millenni Bharat, l'India, ha proclamato e diffuso questa verità spirituale olistica e la prospettiva conseguenziale della rinuncia e della serenità. Attraverso la sola rinuncia potete ottenere l'immortalità, dichiara il Veda. Questa verità deve essere impiantata nella mente, discriminando la ragione. Ecco perché Sri Krishna dice: sono una discriminazione nell'essere umano. Questa è la caratteristica distinta dell'uomo. Nella Bhagavata Purana si dice che ogni essere vivente deve ritornare alla fonte da dove è venuto. La vera gioia è disponibile solo lì. Un uomo può viaggiare per affari attraverso molti paesi e rimane in molte città dove vi sono molti comfort, ma ottiene riposo e pace solo quando ritorna a casa. La carriera terrena, il viaggio terreno, non è altro che una tappa del suo lungo viaggio, dove si è accampato per un momento. Il campo però non deve essere confuso con la casa, ma molti fanno questa confusione e si rifiutano di ricordare di ritornare a casa. Quando
Tutto ciò che riguarda l'atma è gioia, tutto ciò che riguarda il sé è miseria. Questa è la dichiarazione dell'Upanishad. L'uomo si perde in lotte e fazioni, avidità e guadagno e ignora la fonte, ovvero la sostanza di ciò che egli è. I problemi iniziano quando ci si abitua e ci si fissa su pensieri o su qualcosa che si vuole ottenere o sulle persone che si vogliono avere. Il pensiero ossessivo diventa come una spina, un obiettivo, una trappola e infine un desiderio schiavizzante. Quando il desiderio incontra ostacoli per realizzarsi, sca ne scaturisce rabbia e le emozioni che vengono a galla travolgono addirittura l'umanità dell'individuo. La persona quindi perde la capacità di distinguere tra giusto e sbagliato e scivola nel peccato stesso. Come si può mantenere la mente che ci guida lungo il sentiero del desiderio, della rabbia, della passione, del pregiudizio e del peccato sotto controllo? Come si può mantenere una mente sotto controllo se vi sono queste tendenze? I sensi tentano e offuscano la mente. E quindi devono essere monitorati e diretti. Dovete coltivare un linguaggio incontaminato dalla menzogna. Anche l'attività corporea non deve essere inquinata con la violenza e il processo mentale non deve essere attaccato dall'odio e dall'attaccamento. Inoltre, bisogna dirigere i sensi lungo il percorso verso Dio. La mente vi deruba del prezioso tempo spirituale. La mente vi deruba del prezioso tesoro spirituale che è una vera ricchezza. Dovete essere molto attenti alle macchinazioni della mente. Nella Bibbia si dice che Dio cerca se stesso meditando Dio e ovunque in ogni momento. Non vi è bisogno di cercare da nessuna parte, in qualsiasi momento Dio lo potete trovare dentro di voi. Chi cerca Dio? Colui che cerca Dio con sincerità e genuinità risulta essere un devoto disinteressato e costante nelle sue pratiche. Dio desidera un figlio ideale che possa essere di esempio e ispirazione per l'umanità. Queste persone sono diventate estremamente rare al giorno d'oggi. Le persone spesso piangono e gemono quando invece dovrebbero essere felici ed esultano quando invece hanno tutte le ragioni per piangere. L'uomo deve conoscere se stesso e osservare il Dharma. Gesù Cristo annunciò se stesso come messaggero di Dio, identificò il suo corpo in modo tale per alleviare la miseria umana e servire gli indifesi e i senza tetto. Dedicò le sue capacità e la sua forza per alleviare l'agonia e il dolore. Quando salì, la sua coscienza salì a livello supremo, divenne consapevole che era il figlio di Dio. Lottò duramente per scoprire la distinzione tra apparenza e realtà, tra la verità e l'immaginazione mentale, l'illusione, e divenne consapevole del livello superiore di coscienza che si trascende quando si sperimenta l'assolutezza. Da quel picco di intelligenza o di stadio si rese conto che lui e suo padre erano uno, ed entrambi sono una singola manifestazione della divina essenza, lo Spirito Santo. Il compleanno di ogni grande personaggio è celebrato da coloro che lo adorano e lo seguono. Questo giorno è il compleanno di Gesù, eppure tutti sono in vacanza dopo
Gli uffici sono chiusi, le fabbriche non funzionano, ma questo giorno non è santificato e non è valorizzato come santo. Le persone frequentano la chiesa e si uniscono ai rituali, ma poi tornano a casa per divertirsi, bere, mangiare e ballare. La croce è dimenticata quando vi è in corso il periodo natalizio. Il giorno, invece, deve essere dedicato alla purificazione delle proprie passioni ed emozioni attraverso la meditazione sulle virtù e i valori che Gesù ha sostenuto. Oggi l'uomo corre dietro ai desideri e non persegue gli ideali, desidera una lunga vita, non per una vita vissuta in Dio. Non riconosce e non segue le orme del grande Cristo. L'uomo ha ridotto se stesso nella posizione di un servitore della famiglia che non ha modo di sapere dove si trova il maestro e non sa quindi dove siano le sue gemme più preziose. Non riesce a raggiungere questo stato, non è consapevole del tesoro che è dentro di sé. Ognuno deve esaminare da solo e dentro se stesso e vedere se è aggrappato alla bigiotteria e ha conservato le gemme. Una virtù che viene praticata è una lampada, è come una lampada che brilla per tutti. I buoni pensieri e le buone azioni influenzano gli altri. Le gemme di saggezza, la luce dell'esperienza intuitiva, non dovrebbe essere tenuta lontana dagli altri. Vanno condivise anche a costo della propria vita. Questa fu la lezione che Gesù insegnò e simbolizzò. La derisione e la denuncia seguono sempre le orme del grande in tutte le epoche. Essi li perseguitano come l'ombra che non può essere evitata. I discepoli di Gesù si rivoltarono contro Gesù, anche quelli che lo adoravano e pendevano dalle sue parole. Hanno fatto del male a chi aveva fatto loro del bene. Ma Gesù, nonostante questo, desiderava bene per loro, nonostante fosse stato insultato e ferito. Questa è una lezione assolutamente necessaria oggi. Nessuno dovrebbe contare il danno inflitto a lui e pianificare la vendetta, ma restituire l'amore anziché l'odio, la fraternità anziché l'inimicizia. Comportarsi diversamente è un segno di debolezza, di mancanza di coraggio, di mancanza di fede nella bontà umana. Gesù ha vinto in questa santa lotta. In questo giorno dobbiamo coltivare noi stessi e quella convinzione e quel coraggio. Anziché però continuare ad onorare il grande maestro, è necessario praticare i suoi insegnamenti. La lode, la glorificazione e l'elogio porta su un piedistallo irraggiungibile. L'amore lega un cuore a un altro. La gratitudine è di ispirazione. E l'istruzione ricevuta è importante per tutti. La celebrazione del Natale non dovrebbe concludersi con alcuni canti, alberi, Babbo Natale. Esso deve essere la fonte per la pratica delle lezioni che Gesù ci ha insegnato. Il primo vero bisogno è avere in fede in Dio e nella nostra natura divina. Dove vi è fede, lì vi è amore. Dove vi è amore, lì vi è pace. Dove c'è pace, lì c'è la verità. Dove vi è verità, lì vi è la beatitudine. Dove c'è la beatitudine, lì troverete Dio. Il desiderio di beatitudine è la migliore prova della nostra natura santa. L'uomo è beatitudine, cerca la beatitudine. La beatitudine è benedetta per lui. Poiché Dio è beatitudine, la felicità è l'unione con Dio. Nient'altro può premiare e
conferire quella gioia, che non è influenzata da ciò che accade o ciò che non accade. È una gioia senza causa. Il cuore di Gesù era puro e calmo, quindi è onorato come sacro. Dobbiamo rendere sacro il nostro cuore, così che entrambi possiamo fonderci in Gesù e Gesù fondersi in noi. Quando vi è l'unione si chiama Bhakti. Avere Gesù risvegliato in noi simboleggia il sentiero della conoscenza, dello jnana. Gesù era un messaggero di Dio, ma anche voi siete tutti messaggeri di Dio. Gesù non era solo il solo figlio di Dio, siete tutti i suoi figli. Gesù e suo padre sono uno, voi e Dio siete uno e potete esserne consapevoli. Oggi le persone sono venute da molte terre lontane, si sono riunite qui a Prashanti Nilayam. Venendo da luoghi lontani, hanno subito molti problemi lungo il viaggio. E quindi, venendo qui, hanno preso alcune lezioni sublimi e hanno sostenuto parecchi sforzi per il loro progresso spirituale. Invece di girare per l'India, come fanno molti turisti, collezionando foto, impressioni di luoghi, assimilano il sacro e il santo e trasformano le loro vite sicuramente in linee più proficue venendo qui. Dovete prestare attenzione a un piccolo fatto. Gli indiani non sono desiderosi di identificare e beneficiare delle lezioni della loro cultura divina. Proprio sotto la lampada che è accesa vi sarà sicuramente un po' di buio. Se uno trascorre tutte le 24 ore in una stanza con l'aria condizionata, non può apprezzare o valutare la sua benedizione. Ma se deve camminare attraverso il sole caldo per un'ora, lo farà sicuramente e ne sarà grato e gratificato. Ci sono migliaia di persone in questo Nilayam che continuano ad esclamare Swami, Swami, ma che non hanno riconosciuto l'immenso favore che hanno ricevuto. Quando un bambino butta giù il primo boccone di riso cotto che viene messo in bocca, sono tutti felici. I genitori sono contenti e il bambino viene ammirato. Quando il bambino cresce e consuma piatti di riso, nessuno esprime meraviglia, orgoglio o ammirazione. Perché? La persona è sempre la stessa, il cibo mangiato è sempre lo stesso. Ma l'atto di mangiare è diventato una routine ripetitiva, meccanica, un'abitudine di tipo compulsiva. Anche voi, come tutti gli altri, siete con Dio e in Dio, ma non siete consapevoli della fortuna che avete. Siete colpiti da una strana meraviglia e gioia quando vedete Dio nella vostra meditazione e siete sopraffatti dall'estasi. Mi avete guardato per così tanto tempo adesso qui che sono di fronte a voi. E quindi, ancora, quando tornate nelle vostre stanze e quando vedo il darshan pubblico, anche solo per un secondo, mentre vi sedete per la meditazione, siete fuori dalla gioia. Oh Swami, mi ha dato il darshan, dite. Il fatto è che è solo una qualcosa oltre il naturale, sopra l'ordinario. Ciò che suscita interesse e meraviglia è quando voi vedete questo nella vostra meditazione. Uno deve superare questa cosa. La gioia spirituale, la meraviglia, l'apprezzamento, il darshan di Dio deve diventare la vita, il soffio naturale della vita, la vera ragione di essere consapevoli di Dio nel vostro corpo. Questo è ciò che Gesù ha insegnato attraverso i suoi insegnamenti e dall'esempio all'umanità. Il principio atmico è la fonte eterna della beatitudine. Incarnazioni dell'amore, qualunque attività voi possiate svolgere,
Ovunque voi siate, ovunque andiate, siate convinti di essere sempre in Dio, che tutto è divino e che tutte le azioni lo sono, e sono un'offerta alla gloria di Dio. Quindi in questo modo renderete le vostre vite piene e fruttuose. Satyam inanam anantam Brahma, verità, saggezza, Brahma, senza inizio e senza fine. Brahman si è manifestato prima come Akasha, spazio. L'Akasha si è concretizzata come Vayu, l'atmosfera. L'atmosfera si è rivelata come fuoco, caratterizzato dal calore e dall'energia. Il fuoco ha dato acqua, partendo dall'acqua, come materia solida. La terra poi è stata prodotta. Le piante crescevano sulla terra e nutrivano l'uomo con il cibo. Questa catena collega l'uomo con Brahman e disegna costantemente l'uomo fino alla sua lontana fonte. Il corpo grossolano dell'uomo, sostenuto dal cibo, racchiude l'intelletto sottile mentale e quello più sottile, racchiudendo ancora più l'ancora più sottile Ananda, che è la più profonda delizia, l'impulso più profondo nell'uomo. Il progresso del corpo corporeo grossolano, che dipende dal cibo, attraverso le guaine incorporee del prana, della mente e dell'intelletto, fino ad arrivare al nucleo di Ananda, è il summum bonum dell'esistenza umana. Gli esseri viventi si preoccupano principalmente per la guaina del cibo, la guaina del respiro e la guaina mentale. Non hanno però la capacità di trascendere i capricci e le volizioni della mente e i ricordi che in essa sono memorizzati. Sono più invogliati dall'istinto e dall'impulso piuttosto che dall'intelletto, che consente di discriminare e scartare ciò che è dannoso e vuoto. Solo l'uomo può esercitare questa facoltà e decidere per una linea di condotta che può portarlo all'Ananda. Raramente l'uomo usa questa facoltà o i suoi benefici e si perde in un labirinto di desideri che si moltiplicano, invece di beneficiare dell'Ananda. Egli si sente frustrato e disperato. L'Ananda, che è una sorta di beatitudine per il quale si è equipaggiati e autorizzati a sperimentare, lo elude. L'Ananda è divino, ma l'uomo che è catturato dalla turbolenza del mondo ignora e dimentica la sua innata fame e il bisogno di acquisire la consapevolezza del divino dentro di sé. Il destino di una nazione o di una comunità dipendono dalla fibra mentale e morale delle persone. Il loro carattere deve essere profondamente radicato nella fede e nella verità. La verità deve essere rivelata come unità di pensiero, parola e atto. Gesù ha sottolineato nei suoi insegnamenti l'importanza della fede e del danno e il pericolo dell'ipocrisia. Unire entrambi i palmi insieme e offrire Namaskar è un atto di dedizione del pensiero e della parola. Significa unire pensiero e parola. Anche il saluto Salam è un simbolo di resa a tutti e tre, cioè l'azione, il pensiero e la parola. Cristo ha proclamato che Dio è potente e onnipresente ed è l'uno senza secondo. I suoi insegnamenti devono essere interpretati e compresi e seguiti dal punto di vista universale. Il concetto di Dio non dovrebbe essere ristretto e racchiuso in un atteggiamento mentale esclusivo. C'è un grande bisogno, in un mondo diviso in unità razziali e religiose, di coltivare una visione ampia e ampi gli atteggiamenti del cuore.
poiché stretti sono i cuori e causano attriti e conflitti. Questo è il messaggio principale di Gesù. Egli è cresciuto per tappe. All'inizio si considerava solo come un messaggero di Dio, più tardi, percependo una più stretta relazione con Dio, si annunciò come suo figlio. Nel momento in cui la consapevolezza di Gesù, la consapevolezza del sé si è sviluppata, attraverso la meditazione, realizzò la sua identità con Dio e affermò: Io e mio Padre siamo uno. Gesù consigliò a uno dei suoi primi discepoli, Pietro, di vivere nell'amore, perché l'amore è Dio. L'uomo può sperimentare Dio solo quando diventa l'incarnazione dell'amore, che non cerca nulla e non si aspetta nulla, nemmeno la gratitudine. Amore che diventa sacrificio e servizio in modo spontaneo. Quando Pietro sentì queste esortazioni del Maestro, trovò una nuova gioia che sgorgava dentro di sé. E diede un nuovo significato alla parola gioia, che in inglese si dice joy. La J di gioia significa che Gesù doveva essere amato per primo. La O significa che others, cioè others, che significa altri, e voleva significare che dopo Gesù bisogna amare gli altri. In seguito, la lettera Y significa yourself, ovvero te stesso. E questo significa che dopo Gesù e dopo gli altri bisogna amare se stessi. Ma se guardiamo la condizione umana di oggi, l'uomo ama prima se stesso, poi gli altri e poi Gesù. Quando Dio occupa la mente, il mondo oggettivo o la natura, che è il prodotto della mente, perde la sua validità e l'uomo, l'onda sull'oceano, cade nella sua fonte, nella fonte divina. Il sé individuale e l'onnipresente si fondono nell'unità. Ogni religione cerca di presentare questa verità fondamentale su Dio, la natura e l'uomo. In sostanza, ogni credo evidenzia questo fatto e il percorso dell'amore come il mezzo di fusione. Quindi bisogna rispettare tutti i credi e le fedi. Essi sono fari di guida della luce per i pellegrini lungo i numerosi sentieri verso l'assoluto universale. I tre principali percorsi spirituali sono conosciuti come karma, bhakti e jnana. Ci sono molti fiumi in questa terra che fungono da canali per trasportare sangue vitale nelle valli e nelle pianure, come il Godavari, Krishna e Kaveri. Di questi, Ganga, Yamuna e Sarasvati hanno simboleggiato da secoli tre percorsi spirituali verso la realizzazione di Dio. Il Gange rappresenta Nishkama Karma, oppure Karma Yoga, ovvero l'attività altruistica. Lo Yamuna proclama la gloria del divino amore o il sentiero della bhakti, ovvero della devozione. Sarasvati, che scorre sottoterra, non è rappresenta lo Jnana Marga, ovvero il sentiero della conoscenza, dell'indagine implacabile verso la realtà. L'obiettivo dell'indagine è la scoperta dell'uno senza secondo, Advaita Darsanam, Jnanam, dell'unità che appare come diversità. Lo svincolo di questi tre fiumi riassumono per ogni figlio di Bharat dell'India i suoi tre doveri verso se stesso. Il servizio disinteressato verso gli altri come un obbligo ineludibile, la dedizione e la devozione verso Dio e il raggiungimento della consapevolezza costante di colui che si manifesta come molti. Il corpo è il tempio di Dio e quindi deve essere mantenuto, non distrutto dalla malattia o dall'angoscia. Non è stato dato all'uomo per soddisfare le proprie bizze egoistiche. Gesù ha santificato il suo corpo sacrificandolo per salvare gli altri. Egli era consapevole di quello scopo e del valore supremo. Con fede nell'unicità dell'umanità si era schierato contro gli avversari e i suoi critici e si è confrontato, affrontando i loro assalti. Ogni santo e profeta che si sforzava di sollevare gli oppressi e aprire gli occhi dei ciechi, sollevando
verso lo splendore di Dio e della grazia, doveva essere pronto per il massimo sacrificio. Ci si deve aspettare dei problemi a dare il benvenuto alla possibilità di sacrificare tutto ciò a cui ci si aggrappa, mentre uno sta difendendo la verità e la giustizia. La fede in Dio è la roccia che può salvare l'uomo dalla rovina. Quando Rama fu esiliato nella foresta, non prestò alcuna attenzione alle privazioni che doveva andare incontro. Era così devoto al Dharma da non essere influenzato dagli eventi. Ha permesso che le vicissitudini della vita scorressero a lungo senza nuocergli. I Pandava sono esempi da illustrare come le calamità e le crisi possono essere superati attraverso la fede in Dio e l'equanimità che essa conferisce. Allo stesso modo Gesù ha dimostrato e predicato il potere della fede e alla fine ha invitato se stesso al supremo sacrificio della vita stessa. Quando i suoi discepoli iniziarono a maltrattare i suoi tormentatori, la sua voce li aveva avvertiti ad esistere. Tutti sono uno, figlio mio. Sì, uguale a tutti. Da una visione che ha concesso a Paolo che lo insultava, lo trasformò in un discepolo penitente, pieno di fede e ardore. È solo quando consideriamo l'universo come permeato da Dio che acquisiamo la forza per combattere la forza del male. Molte persone che si impegnano nelle preghiere, nei pellegrinaggi, durante gli anni, si chiedono perché non siano stati in grado di realizzare Dio. Non è necessario girare il mondo per cercare Dio. Dio è alla ricerca del vero devoto. Il devoto che è consapevole dell'onnipresenza di Dio troverà Dio ovunque. Deve avere la ferma convinzione che esiste, che non c'è nessun luogo dove Dio non è presente. Questo è il vero segno della devozione. La meditazione e la preghiera hanno solo il valore come mezzo di purificazione, ma non conducono alla realizzazione di Dio. La fede incrollabile in Dio garantisce tutto. Non si dovrebbe lasciare il passo a dubbi che minano la fede. Il potere dell'amore è infinito, può conquistare qualsiasi cosa. Una volta, mentre il Buddha stava viaggiando, era stato affrontato da un demone che lo minacciava di ucciderlo. Buddha gli sorrise e disse: "Lo so che sei un demone, ma sei anche una divinità. Ti amo anche se ti comporti come un demone." Ascoltando queste amorevoli parole, il demone si trasformò in una colomba e volò via. L'amore può cambiare il cuore persino del nemico più incallito. È questo tipo di amore universale che dovrebbe essere coltivato da tutti. Ci sono persone che professano diverse fedi nel mondo, cristiani, musulmani, indù, zoroastriani, ma non dovrebbero esserci differenze o sfiducia fra di loro, poiché tutti sostengono la verità e il Dharma. Essi promuovono l'unità tra le persone di fedi diverse che Guru Nanak aveva iniziato con la comunità. I bhajan generano vibrazioni di armonia e pace. Oggi il mondo è tormentato dai conflitti e dalle violenze. La pace e la prosperità emergono solo quando le persone si rivolgono al sentiero dell'amore e della moralità e conducono le vite con un vero scopo. Guardate a voi stessi come incarnazioni dell'amore e dedicate le vostre vite come Gesù ha dedicato la sua vita al servizio dei suoi simili.